Se non sbaglio siete del Bruce. Come mai non c'era nessuno? Eh? Quando fa caldo dormono tutti fino al tramonto. Dove trovo un barbiere? In fondo alla strada. Grazie. Per la stanza sono $2 al giorno. Amico, la barba. Cerco il ranch delle Tre Croci. Delle Tre Croci? Sì. Non lo conosco. È molto tempo che abiti qui? Sì, molto. Sono quasi 3 anni, se non mi sbaglio. Mica male, eh? Nessuno di voi conosce quel ranch? No. Conoscete il signor Ralston? Per niente. È il padrone del ranch. Grazie. I'll be yours for one night. I'll be yours one night and a day. You belong to me now, 'cause you mean more than I really say. Only you alone, no one else. Whiskey? But you. Sì. Puts warmth into my. Non portarla via. Mettila lì. Aspetta un momento. Tu conosci il ranch delle Tre Croci? No, io non conosco questo ranch. Conosci un tale Ralston? No. E poi io ho una pessima memoria. Because I've discovered I will love once more. That's why that you are, simply always you are, everything I want. And that's why that you are, simply always you are, everything I need. Everything I want, and that's why that you are, simply always you are, all I ever need. Salve. Forse non ti piace come canto. Perché? È semplice. Ti sbagli. Per ascoltare chi canta non c'è bisogno di guardarlo.
Dovrei considerarlo un complimento, forse. Beh, adesso non canto. Potresti anche guardarmi. Ne vale la pena? Dipende se hai buon gusto. Penso di sì. Siediti. Whisky? Forse in fondo sei un gentiluomo. Ebbene? Mi sembri bella quanto brava. È già qualcosa. E la tua voce è molto bella. Vedo che stai migliorando. Parlami di questo posto. Di Tombstone? Non c'è molto da dire. Mi interessa lo stesso. Per qualche anno è stato un centro di allevamento abbastanza importante. Ma poi quasi tutti gli allevatori hanno ceduto le loro terre alla ferrovia. Ma ora, anche con la ferrovia, Tombstone non ha più un grande avvenire. E gli allevatori? Molti sono partiti. La compagnia li ha pagati bene. Ma ne è rimasto qualcuno? Ah, sì. Ancora oggi, a sud della città, c'è un grosso allevamento. C'è il Ranch Minster, là. E sai chi è il proprietario? Se non sbaglio, non è la mia compagnia. Che ti interessa? Mi interessa sapere tutto dei posti dove capito. Ho capito. Troverai chi saprà informarti. Aspetta. Devo tornare a cantare. Scusami. Domandi di Ralston. Un mio amico. Un tuo amico? Nessuno di noi lo conosce. Perché lo cerchi a Tombstone, eh? Viveva qui. Non lo conosciamo. Siamo intesi? Non l'abbiamo mai visto. Perché? Ve la prendete tanto? Per uno che non avete mai visto. Vogliamo stare tranquilli. Se non hai nient'altro da dirci, sarà meglio che per domani mattina tu non stia più qui in paese. Meglio. Per chi? Per te. Rappresentante della ferrovia? Sì. Mi scusi il disturbo, ma ho viaggiato tutto il giorno e devo ritornare subito a Tombstone. A Tombstone? Sì. Va bene, l'ascolto. Però ho pochissimo tempo. Vorrei delle notizie sul ranch delle Tre Croci. Tre Croci?
Sì, si trova a Tombstone. Non ricordo. Ho idea che sia stato acquistato per farci la ferrovia. Può darsi. Ma la ferrovia ha comperato moltissime proprietà che io... Esisteranno i documenti? Sì, sicuro. Il proprietario si chiamava Ralston. Ralston? Non so. Però le garantisco che se la ferrovia l'ha acquistato è stato fatto tutto conformemente alla legge. Non sto dicendo il contrario. Non credo che potrò esserle utile. Forse sì, invece. Se non ricorda i nomi dei proprietari, può farmi vedere i libri della compagnia. Ah, non sono autorizzato a farlo, sono riservati. Però potrei consigliarle di rivolgersi agli uffici governativi. Tutti i contratti sono stati registrati. Non pensa che potrei cambiare sistema? Sì. Preferirei non farlo. Cosa sa del ranch delle Tre Croci e dove si trova Ralston? Non so niente. Perché nessuno sa niente? Perché nessuno parla? Sono stato troppo paziente. Deve credermi, le assicuro che non so niente. Lo vedremo tra poco. Lo sa che si è messo contro la legge? Se non vuole guai, lasci stare quei libri. Chiamiamo lo sceriffo? No, mandatelo via. Se ti rifai vivo non te la caverai così a buon mercato. Ehi tu, ehi, sveglia. Che vuoi? Dove sta lo sceriffo? A dormire, come tutti quanti. Credevo che fosse partito. E invece eccomi qui. Ma la sua stanza l'ho data via. Ne avrai altre, no? Ora no, sono tutte impegnate. E allora senti, avverti quelli che vogliono che mi tolga di mezzo, che non intendo andarmene via finché non avrò chiarito un mucchio di cose. Away all the time, carefree, happy and gay and fancy free. For things are bright and so much better when you sing away your bad humor. Sing and shout with. Bottiglia di whisky? Sì. Lascia stare. Va bene. Se non sbaglio, ti abbiamo avvertito molto chiaramente di toglierti dai piedi. Ma se per caso tu hai la testa dura, adesso te lo spiegheremo di nuovo. È meglio che sparisci. Dopo il mio whisky. Sbrigati.
E adesso che hai bevuto, fila. Siete gente molto ospitale. E va bene. Dove l'hanno ucciso? Nel saloon. È stato lui? Sì. Avremmo dovuto eliminarlo e non dar retta agli ordini del capo. Ora i nostri ci hanno rimesso la pelle. È stato trattato troppo bene. Forse, ma è stato per evitare dei problemi. Però adesso è troppo. Eliminatelo. È un ordine. L'avrei fatto anche se tu non me l'avessi ordinato. Seguitemi. Fermi. Giù le armi. Farabutti. Adesso facciamo una passeggiatina. Muovetevi. Chi è che ha ordinato di uccidermi? Che cosa è successo a Ralston? Non lo so, non lo conosco. Già, è il ranch delle Tre Croci? Non lo conosco. Sono venuti ad aggredirmi in albergo. Avanti. Volevo portarli da lei, ma in strada mi hanno teso un'imboscata. Crede che volessero rapinarla? No. E perché lo hanno aggredito? Non lo so. Questo paese è sempre stato tranquillo. Gli abitanti non mi hanno mai dato grattacapi e non si divertono a sparare per le strade. Il morto è uno del posto? No. È logico. E con questo? Lei lo conosceva? No. L'avverto che adesso dovrà cercare di chiarirmi molti particolari oscuri. Quello che mi ha raccontato è piuttosto strano. Lo so, sceriffo. Però è ugualmente strano che nessuno sembri sapere niente del ranch delle Tre Croci e del suo proprietario. Può essere anche vero che nessuno conosca Ralston. No, non è possibile. Viveva qui. Io non l'ho mai visto. D'accordo, ma lei è arrivato qui dopo che gli allevatori avevano venduto le terre alla ferrovia. Non può avere sbagliato paese. No. E poi ho dimostrato che ho dato fastidio a qualcuno. Se non conoscono Ralston né sanno di quali terre era proprietario, non si domanda, sceriffo, perché mi hanno aggredito. Comunque non è gente di questo paese. Possono averla seguita fin qui. No. In ogni modo, voglio metterla in guardia. Non voglio altre sparatorie e tantomeno
cadaveri. Ne ripeto che questo è un paese tranquillo. E le cose devono restare così. Siamo intesi? D'accordo. Se per caso restasse coinvolto in un'altra misteriosa sparatoria, sarò costretto ad arrestarla. Sì, grazie. Io parlo sul serio. Vorrei spedire un telegramma. Ecco qui. Grazie. Prego, inviare pianta ai confini del ranch 3 Croci. Va inviato al registro governativo delle proprietà. Bene. Tenga il resto, servirà per la risposta. Tante grazie. Non sapevo che tu fossi tornata. Ho ancora da fare. Vuoi offrirmi da bere? Sì. Non hai trovato quello che cercavi? No. Allora i guai non sono finiti. Già. Chi è questo Ralston? Un allevatore. È tuo amico? Non lo conosco. Ma come? Allora perché vuoi rischiare la pelle per uno che non conosci? Lascia perdere, vattene. Non posso farlo. Ci sono delle situazioni che un uomo è obbligato a risolvere. Chi ti ha ordinato di convincermi? Nessuno. Devi dirmi chi è stato. Io voglio soltanto che non ti succeda niente. Sei molto patetica. È la verità. Tutti hanno troppo interesse che me ne vada, per questo non ti credo. E va bene. È stato Burkett. Vorrebbe che ti convincessi a lasciare Tombstone. Continua. È l'aiutante di Terry Morse. Il padrone del passo di Minsters. Non so se ho fatto bene a dirtelo. Dov'è il signor Terry Morse? È là, al recinto. Grazie. Energia, ci vuole più energia. Ecco, così. Attento, attento che non ti disarcioni. Così va bene. Forza, 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 con più forza. Lasciagli altra briglia, così. Il signor Morse? Sì, dica pure. Sono due giorni che sto cercando un certo Ralston. Ralston? Sì, il padrone del ranch delle Tre Croci. E perché lo domanda proprio a me? Ho scoperto che in paese nessuno ha voglia di parlare di lui. E lei pensa che io... Il suo aiutante ha molto interesse che io mi tolga di mezzo senza incontrare questo Ralston.
Lei cosa ne sa? Niente. Pensavo che lei potesse dirmene il motivo. Si è sbagliato. Mi dispiace, mi creda. Non capisco perché Burkett si interessa a lei. Sì, ho conosciuto Ralston. Dice sul serio? Sì. Ha venduto come tanti altri la terra alla compagnia che costruiva la ferrovia e ha abbandonato il paese. Non sa dove è andato? No, furono in molti veramente ad andarsene, ognuno prese una strada diversa. Sì, capisco. Se ha bisogno di sapere altro, può sempre contare su di me. No, grazie. Ah, una cosa soltanto. Dov'era il ranch? Confinava con questo. Vede quella collina? La linea di confine correva ai suoi piedi. Grazie. Ci rivedremo. Buono. Si può passare di qui. Non lo sapevo. È proprietà privata. No, mi dispiace. E adesso che lo sa, se ne va. Certo. Andiamo. Senti, a chi appartengono queste terre? Sono i pascoli dell'allevamento di Minster. Il padrone è Terry Morse. Ah, grazie. È proibito passare di qui. Sì, sì, grazie. Saluti. Vedo che ha preso possesso del mio ufficio. Mi scusi, sceriffo, ma era importante. È per questo che ha aperto i cassetti. Lo so che non dovevo. Ah, sì, meno male. Mi serviva una carta della regione. È questa qui? Sì. Lei che cosa ne sa del ranch Minster? Non molto, è il ranch più importante della regione. Già, e del suo padrone? Di Terry? È un uomo normale, tranquillo, ecco. Il ranch delle Tre Croci fa parte delle sue proprietà, no? Può darsi. Forse per questo nessuno se ne ricordava. Parecchie terre comperate dalla compagnia ferroviaria, dopo la costruzione della linea, furono rimesse in vendita. Se il ranch Tre Croci confinava col ranch Minster, è logico che Terry Morse abbia cercato di ingrandire un po' la sua proprietà. Già. Cosa succede? Sono perplesso. Per vari motivi. Perché Ralston ha ceduto la sua terra quando il miglior passo per il transito delle mandrie che ora appartiene a Terry era già suo? Forse perché... Un momento. E poi, anche ammettendo che gli abitanti del posto non si ricordino del ranch delle Tre Croci, perché tutti negano di aver conosciuto Ralston? E perché vogliono che io lasci il paese? Non lo so. Neppure io.
Però le garantisco che a queste domande esiste una risposta e io l'avrò ad ogni costo. E io le ricordo che non voglio violenza. Sì. Lo so, sceriffo. Ehi, aspetti. Forse potrei dirle qualcosa che la interessa. Mi segua. È lei che cerca Ralston? Infatti. Sì. Era mio amico. Sa che fine ha fatto? No, è parecchio tempo che ha abbandonato il paese. Sì, d'accordo. Però perché nessuno parla di lui? Perché dicono di non conoscerlo? Non vogliono complicazioni. Quando la compagnia ferroviaria voleva comprare la terra per farci passare la linea, Ralston si rifiutò di vendere il suo ranch e il suo terreno era un passaggio obbligato per la ferrovia. Sì, capisco. Ma non è tutto. Gli allevatori confinanti che avevano interesse a vendere capirono che se lui non avesse ceduto, la compagnia avrebbe costruito la ferrovia in un'altra zona e l'affare sarebbe andato a monte. Per questo si trovò in contrasto con i vicini. E lo obbligarono a vendere. In un certo senso sì. Thompson non voleva rinunciare alla ferrovia e quindi gli altri lo costrinsero. In che modo? Il suo ranch bruciò. Lo incendiarono. Non lo so, nessuno volle parlare. E dopo? Il ranch fu acquistato dalla ferrovia e lui se ne andò. Grazie. Era suo amico? No, conoscevo suo figlio. Sveglia, coraggio, svegliati. Cosa vuoi? Voglio parlarti. Dopo. Adesso. Ma con questo caldo? Non importa. Anche questa è vuota. Tieni e compratene un'altra. Che vuoi? Hai mai fatto una bara per Ralston? Ho una pessima memoria. E poi i nomi per me non significano proprio niente. Per lo più prendo le misure e basta. Quindi il nome di Ralston non ti dice niente? Già. E poi ho l'impressione che i morti come quello che vai cercando si mettono sottoterra dove capita, capita, senza doversi preoccupare della cassa da morto. Signore, avete circa un'ora per mangiare. Grazie. Bene, per ora ci fermiamo. Già, io sono arrivato. Adios. Adios. Incantata. Molto lieto. Sei arrabbiato con me? Figurati. Vedi... Se ho cercato di convincerti ad andartene, l'ho fatto perché temevo per te.
Sei stato al ranch? Cercato di difendermi. Perché l'hai aggredito? Mi ha fatto imbizzarrire il cavallo. È così? No, ho visto tutto dalla finestra. Io l'ho domandato a lui. Non lo so, ero distratto, non lo so. Ma che racconto? Tu cerca di controllarti. Forse ha creduto veramente che volessi spaventargli il cavallo. Sì, è possibile. Che una storia del genere non si ripeta. D'accordo, sceriffo. È stato solo un momento di rabbia. Lo conosce? È uno degli uomini di Burke. Del Ranchmaster, allora? Sì. E ha bevuto la sua storia. Io so solo che quando c'è una zuffa c'è lei di mezzo. Non potevo lasciare che lo massacrasse. Siamo d'accordo. Per questo stavolta dimenticherò quello che è successo. Però ricordi che è l'ultima volta. La prossima volta, invece... D'accordo, d'accordo. Sì, salve, Bruce. Come stai? Molto bene, ho visto tutto. Tu, come al solito, non stai mai come tranquillo. Come mai sei qui? Sono di passaggio, aspettiamo la diligenza. E la signora? Questa è Catherine, mia moglie. Ah, sul molto serio? Lieta. Coraggio, amico, vieni con me. Volentieri. Sono contento di averti vista. Dimmi un po', è il tuo amico inseparabile? È morto. Mi dispiace, credimi. Il mestiere di minatore è pericoloso. Ho perduto un vero amico. Nella vita bisogna aspettarsi qualsiasi cosa. Sì, certo, è vero, ma non riesco a rassegnarmi. Comunque ricorda, finché c'è vita c'è speranza. Dobbiamo far presto se vogliamo mangiare. Io ho appetito e la prossima tappa sarà solo stanotte. Ma certo, si accomodi. Grazie. Dunque, Mac Relson abitava qui e ora vorrei affidare a suo padre i documenti della miniera che avevamo scoperto insieme. Allora devo presumere che la miniera è ricca. Già. Benissimo, mi fa piacere. Purtroppo per scoprire quella vena aurifera Mac ci ha rimesso la pelle. Io ti dico che dobbiamo fare di tutto per recuperare le nostre terre. Già, e come? Parla con gli altri allevatori. Quello che ha fatto Russell con noi è una vera truffa. È passato troppo tempo. Già, ma doveva venire un estraneo per farci capire che ci hanno derubati, che hanno speculato con le nostre terre, truffandoci. No. Non mi arrischio. Bruce ci aiuterà e la legge è dalla nostra parte. Ti illudi. Ci aiuterà. A meno che non possiamo dimostrare che è stata una truffa. Allora cosa decidi? Provarci. Non ci costa nulla. È stata una fortuna per Dick incontrare lei. Grazie. In ogni modo, se hai bisogno di noi, siamo a Sacramento, Bruce. Me ne ricorderò. A presto. Adios.
Chi è? Un amico? Sì. Avrebbe dovuto andarsene con lui. Quando un cercatore d'oro abbandona il suo appezzamento è perché non c'è più niente da scavare. Non crederà di trovare l'oro al Rancio delle Tre Croci? No. Aspetti. In albergo è scesa una persona che si fa chiamare Ralston. Grazie. Un momento. Le consiglio di essere molto cauto. E nessuna violenza. Ci conti. Dale Bruce? Sì. Entri pure. Credo che lei stesse cercandomi. Lei è Ralston? Sì. Ecco, io ero amico di suo figlio. Era? Sì, è morto. Oh, Mac. Mac. Gli avevo promesso che sarei venuto da lei. Ci teneva molto che lei sapesse che si era sinceramente pentito di averla abbandonata. Aveva sempre sognato una vita avventurosa, di viaggiare da un paese all'altro. Ma alla fine la fortuna lo ha abbandonato. Volevo dirle, signor Ralston, che mi è costata molta fatica rintracciarla. Sono arrivato solo oggi. Io ho un ranch dall'altra parte della frontiera. Sì. Io ho l'impressione che lei abbia altre cose da dirmi, ma è esitante. Che riguardano le difficoltà per trovarla? Forse. Mi spieghi una cosa. Chi l'ha avvertito? Terry Morse. Il padrone del suo vecchio ranch? Mi ha detto che non sapeva nulla di lei. Lei era uno sconosciuto. Allora senta, mi hanno aggredito. Hanno cercato di uccidermi solo per aver chiesto sue notizie. Non è possibile. E nessuno in paese osava pronunciare il suo nome. Ma se non sbaglio, noto una certa ironia in lei. E invece si sbaglia, Ralston. Cosa vuol fare? Ora che ho adempiuto la mia promessa, ritornerò nel nord. Potrei invitarla nel mio ranch? No. Come vuole. Però vorrei consigliarla di non prendere troppo sul serio la gente del paese. In ogni modo, signor Ralston, grazie infinite. Tutto bene? Sì. Meglio così. Conosce qualche vecchio allevatore che abbia venduto le terre alla ferrovia e che abiti ancora qui? Vuol parlarci? Sì. Dato che Rastal non voleva vendere, molti di noi ce l'avevano a morte con lui. Ma lui aveva diritto di non vendere. Già. Ma noi eravamo decisi a... E l'avete obbligato. Molti di noi vendettero prima che Russell si decidesse. Ah sì, prima, è sicuro? Sì. Avevamo paura che la ferrovia modificasse il tracciato della linea. E vendemmo in gran fretta. Per quattro soldi, immagino. Per un pezzo di pane. Comprare terra era un grosso rischio. E c'era pericolo di rimetterci tutto il denaro in vasca. E mi dica una cosa. Qualcuno comprava? Terry Morse. Terry Morse. Me lo immaginavo. Stai lavorando, eh? Già. Dimmi, perché ti hanno aggredito? Lasciami stare. Che cosa sai? Niente. Per chi è la bara? È per te.
Sarà meglio che ti paghi in anticipo. When I think about all of this grand love, then my heart beats so hard suddenly. My love is like the stars all around us, that a sweet dream it seems constantly. From your side, dear, I will never stray, no, because you are the one I believe. So just guide me and love me forever. Grazie. And come into my these empty arms keep me forever. Sono amico di Ralston e di Terry Morse. Non poteva essere altrimenti. Ormai mi sono perfettamente convinto che il vecchio proprietario del ranch delle Tre Croci e quello attuale sono buoni amici. E il signor Ralston ha paura che l'impressione che ti sei fatto non corrisponda alla realtà e insiste per invitarti al suo ranch. Mi dispiace, devo pensare al mio lavoro. Qual è il tuo lavoro? Non hai affatto l'aria del cowboy. Non lo sono. Non sei obbligato a dirmi cosa fai. Già. Però hai il dovere di dire al signor Ralston quello che riguarda suo figlio. Credi? Sì, Ralston è convinto che tu non gli abbia detto tutto. Può darsi. E a Ralston questo non va. Riferiscigli che prima di andarmene gli dirò tutto. Anche tu sei minatore, eh? Minatore? Sappiamo che Mac, il figlio di Ralston, si occupava di miniere. E allora? Sarà meglio che tu ti decida a parlare prima che Ralston se ne vada da Tombstone. Contaci. Ecco, per la bottiglia. Chi era? Un amico. Che genere d'amico? Di quelli che danno consigli. Non fidarti di lui, è uno degli uomini di Burkett. Il difetto delle donne è che pensano sempre male del prossimo. Non scherzare. Coraggio. Ha offerto lui. Beh? Non bevi? No. Dobbiamo festeggiare. Che cosa? Non ho da temere per la vita. Non mi faranno nulla finché non sapranno quello che voglio. Non contarci troppo. Mi prometti che sarai prudente? Sì. Non voglio che ti succeda qualcosa. Perché? Qualcuno definisce questo fenomeno amore. E gli altri? Idiozia. Mi fa piacere che sia allegra. Salve. Ho notizie che la riguardano personalmente. Sì. Ralston ha presentato una denuncia contro di lei. Contro di me? Sì, appropriazione. Sono piuttosto sorpreso, sceriffo. Afferma che si è appropriato di una miniera d'oro che apparteneva a suo figlio. E crede che se questo fosse stato vero io sarei venuto qui a cercarlo? L'unica cosa vera è che Ralston ha truffato gli allevatori. Ne ha le prove? No. E allora? Neanche lei ha le prove che io abbia derubato Ralston. No. L'unica differenza è che io posso dimostrare che Ralston ha fatto tutta una manovra per obbligare gli altri allevatori a svendere i loro ranch ricomprati da lui, con la complicità di Terry Morse, e rivenduti a prezzo superiore alla compagnia ferroviaria. Credo che lei si sbagli, amico. Hanno bruciato il ranch di Ralston per obbligarla a vendere. L'ha bruciato lui. Così non avrebbero pensato che era stato lui ad organizzare l'imbroglio.
una volta padrone dei terreni che interessavano la ferrovia, li ha venduti insieme ai suoi, però col patto che a lui sarebbe rimasto il passo per il transito delle Mandrie. E tutto questo con la complicità di Terry Morse. Ti rende conto che è un'accusa grave? Voi avete ragione, ma io non posso intervenire. Non ho nulla a che vedere con questa storia di Ralston. Lei ci serve. Solo lei è in grado di affrontare. No, dovete reagire, lottare per i vostri diritti. Vi hanno ingannato. Lo sappiamo. E allora? Abbiamo paura. Sì, capisco. Aspetta, papà, parliamo con tutti gli altri. Si convinceranno. Sì. Molta gente è stata rovinata come noi. Forse. Non possiamo rinunciare ora che si trova qui. Ci ha derubato, ci ha ingannato, ci ha costretti con le menzogne a vendere le nostre terre. E poi l'ha rivenduta alla ferrovia a un prezzo superiore. Eh sì, certo. So quello che dico. Che aspettiamo? Facciamola finita. Dobbiamo denunciare. Non vogliamo un processo. Ma non siamo sicuri di nulla. Ma io sono sicuro di una cosa. Una giuria lo lascerebbe libero. Dobbiamo essere noi stessi a processarlo. Non lasciamo che altri si mettano in mezzo. Ma non sarà mai un processo regolare. Lo hai dimenticato, Fred, che tuo figlio è morto. E non hai potuto far nulla mentre l'uomo che ti aveva ingannato comprando le tue terre viveva nella ricchezza. E tu, tu stesso, Joe, che hai visto i tuoi figli emigrare uno dopo l'altro in cerca di fortuna. Linciamolo! Sì, andiamo! Impecchiamolo! Impecchiamolo! Fuori da venire! Facciamola finita con lui! Che si la porta un ladro! No! Lasciatemi! Lasciamolo! No, lasciatemi! Ladro! Avanti! A caroggia! Non metterti in mezzo! La legge sono io qui. Che ha fatto? Ci ha truffato. È un ladro. Questo dovrete provarlo. Lo proveremo. Dopo averlo linciato? Faremo delle indagini. E se c'è motivo sarà processato. Ma per il momento non voglio complicazioni. Siamo intesi? Grazie, sceriffo. Solo l'altro ieri questa città era un posto tranquillo. E voglio che torni così. Su me conti pure, sceriffo. Me lo auguro. Un'altra storia del genere non avrò altro rimedio che metterla in prigione. Capisco. Allora, è arrivato in tempo? Già, ma da quando c'è lei qui, io non vivo più tranquillo. Non si preoccupi, me ne vado. Sul serio? Sì, questi problemi non mi interessano. Allora perché si è dato tanto da fare per riassumere questa storia? Il figlio di Ralston era mio amico. Cercavamo insieme i giacimenti da sfruttare. Un giorno scoprimmo una miniera molto ricca. Yeah. Mac è morto per difendermi. Credeva nella giustizia e potevo fare una sola cosa per lui. Rintracciare suo padre e cedergli metà della miniera. Però la vita del padrone del ranch delle Tre Croci presentava dei lati misteriosi. Così decisi di investigare. E ora? Non gli darei un palmo di quella miniera. Non se la merita. E credo che suo figlio mi approverebbe. Non la lasceranno andare via tanto facilmente. Mi dispiace di averle creato dei problemi. Ma sarà meglio che scompaia. Vigliacco, volevi scappare, eh? Elle. Non provare a muoverti. Ti prego. Non devi andartene. Non posso fare altro. Dobbiamo darci da fare, subito. Cosa è successo? Hanno tentato di linciarmi. Perché? Quel Drews ha ficcato il naso dappertutto e la gente comincia a sospettare. Non hanno prove. Tutti i contratti sono in regola. Hanno venduto spontaneamente. Avrei voluto vedere te al mio posto a cercare di convincerli. Scusami. Manderò Burkett a sistemarlo. Ma stavolta non dovrà sbagliare. Burkett, vieni qui. Sì, vengo. Cercheremo di sapere dov'è la miniera. Può darsi che i documenti li abbia tutti con sé, no? Sì,
è probabile. In ogni modo non potrà farla Frank, dopo tutto quello che ci ha fatto. Vero? Mi ha chiamato? Sì, ascolta. Porta qui quel Bruce a qualsiasi costo. Hai promesso di agire. E ora vogliamo giustizia. Mi serve una denuncia delle persone che hanno ceduto la terra a Terry Morse. L'avrai. Di tutti quanti? Ne dubito. La legge non ammette quelle speculazioni. Lui ci ha ingannato. Ha guadagnato un mucchio di quattrini alle nostre spalle. Temevate che la ferrovia non comprasse più. Non c'era pericolo perché Ralston avrebbe ceduto il suo regno. Questo bisogna provarlo. Lo proveremo. E avrete il processo. E deve essere un processo giusto. Altrimenti parleranno le Colt. Vada quello che dici. Devi fare in modo che quella canaglia certo. Non intimorisca la giuria. Anche il giudice dovrà venire da fuori. Comincia a darmi fastidio tanta diffidenza. Stavamo con gli occhi chiusi, ma qualcuno ce li ha fatti aprire. Sta bene a sentire. Noi arriveremo fino in fondo. Come mai? Sangue. A quanto pare la vendetta di Ralston non si è fatta aspettare. Sei sicuro che è il suo cavallo? Sì. Allora sarà il caso che anticipi la visita che dovevo fare al ranch di Terry Morse. Pensa che l'abbiano portato lì? Non lo so. E allora? È gente che non scherza. Io l'avevo avvertito. L'accompagno? No. La prego, cerchi di salvarlo. Certo, farò tutto il possibile. Addosso non ha nessuna carta. Sei sicuro che nelle sacche della sella non ci fosse niente? Sicurissimo. Fallo rinvenire. Ma che sorpresa, eh? Non volevi andartene senza salutarmi, eh? Non avevi qualche altra cosa da dirmi? No. Non te ne ricordi? Riguardava la proprietà della miniera. Niente da fare. Dove si trova? Mi ha chiesto dove è sepolto suo figlio. Se lo avesse fatto adesso saprebbe dov'è la miniera. Basta! Deve parlare, deve dirci tutto. Voglio anche sapere com'è morto Mac. Abbiamo solo una possibilità per scoprire dov'è l'oro. Sei il proprietario della miniera Ramac. Ti sbagli. Non era di Mac. E allora dici dove si trova. E così accerteremo a chi appartiene. Affidati. Lo farò parlare io. Aspetta un momento. Fermo. Non mi fa piacere ammazzarti. Te lo assicuro. Però se mi ci costringe, pensa anche tu. Ora vedremo. Parla! Non hai capito che non hai via di scampo? Non te la caverai. Deciditi a parlare. Portatelo dentro. Buonasera. Mi fa piacere vederla, sceriffo. È una visita di ufficio. Di che si tratta? Gli allevatori che hanno venduto le loro terre hanno deciso di farle causa per truffe. Causa per truffe? Contro di lei e contro Ralston. Ma è una cosa assurda. Forse, ma è mio dovere dare corso alla denuncia. Capisco. Ci sarà un processo.
È riuscito a scappare. E come? Non lo so. Pezzo di imbecille. Ti do solo 2 minuti per ritrovarlo o ti farò rimpiangere di essere al mondo. Lo stiamo cercando. Non voglio sentir chiacchiere. Devi ritrovarlo. Vorrei qualcosa? No, nulla. Le assicuro che tutti i contratti sono stati registrati dalla compagnia ferroviaria e che non esiste il minimo punto scuro in questa faccenda. Quelli che protestano sempre sono i soliti scontenti, che non sarebbero stati d'accordo con noi anche se la ferrovia non l'avesse più comprato. Buonasera, sceriffo. Sono contento che stia qui, perché questo riguarda anche lei. Vuole scusarmi? Qualche novità? No, nessuna. Veramente non è successo niente? Cosa vuoi che succeda? Allora io me ne vado. È scappato? Sì. Maledetti. Coraggio, amico. Appena appena in tempo. Un minuto più tardi e... Già. Vuole parlare. È stato Ralston. Lo immaginavo. Calma. È meglio che ti riposi. Vogliono la miniera. Riposati. Non è molto grave. Per sua fortuna. Come reagiranno gli altri? Non è difficile immaginarlo. Io sono stato a Ranchminster. E allora? Ho tutte le prove necessarie. Io sono pronta a testimoniare. Non ce n'è bisogno. Le prove che ho contro Ralston e Morse sono schiaccianti. Già. Aspettiamo soltanto l'arrivo di un giudice dal Nevada per agire nel rispetto della legge. Custodiscimi i quattrini, come se fossero tuoi. Contaci. Vieni con me. Siamo nei guai, purtroppo. Che succede? Dobbiamo evitare a qualsiasi costo che gli allevatori si costituiscano contro Ralston e Morse. Sono ordini precisi.
Bisogna spaventarli. Siamo intesi. Riunirò tutti gli uomini. Non preoccuparti. Non sarà una cosa difficile. Sì, però dobbiamo agire con decisione, perché la situazione è preoccupante. Andiamo. Questo è soltanto un esempio di quello che ti aspetta se non la smetti di seccarci. Phillips, siamo qui per te. Alzati. Ti conviene dimenticare tutte le idiozie che Bruce ti ha messo nella zucca. Tu non parlerai in tribunale. Ma chi è? Non pensavo a una rappresaglia del genere. Non li hai uccisi tu. Ma le mie parole sono la causa di tutto questo. No, hai detto la verità. Assassini. È tutto per niente. Per niente? Adesso non potranno più sfuggire alla giustizia. Abbiamo le prove per condannarli. Contro di loro non valgono prove. Intimoriranno i giurati, compreranno il giudice. Nessuno si sentirà disposto a deporre. Bisogna radunare le nostre forze. Finirla con le prepotenze. Fino a quel momento non saremo veramente liberi. Già. Fermo, preparati a fare una passeggiata. Ti assicuro che lo vendicheremo. È stato Bruce. Dobbiamo farla finita con lui. Non perdiamo tempo. È troppo pericoloso. Dicono che io sarò il prossimo. Ma vedrai che non oseranno farsi rivedere. L'unica cosa è reagire. Sì. Dobbiamo essere pronti nel caso tornassero. Sì. E dovranno pagare la cara per quello che hanno fatto. Alza le mani e apri bene le orecchie. Dovrai ritrattare le tue accuse contro Terry e Ralston. Non ci penso affatto. Ti assicuro che lo farai. No. Obbedisci ai miei ordini senza discutere. Lasciami, lasciami. Altrimenti sei spacciato. Lasciami. Stavolta non la fai, Frank. Non metterti in mezzo, non è faccenda che ti riguarda. Per questo ti sbagli. Adesso potrai domandarlo allo sceriffo se ci tieni. Cammina.
zitto! Cammina! Muovi, giù! Cammina, su! Maledetta carogna! Lasciatemi! A far compagnia agli altri! Sembra che le cose si mettano bene, eh? Sì, grazie a lei. Non ci pensi. No, questo è impossibile. Adesso sanno cosa vogliono e lottano per averla. Bene, sceriffo. Ora può fare a meno di me, è meglio che ritorni al mio lavoro. Sentiremo la sua mancanza. Mi avresti parlato della miniera di mio figlio. Certo che lo farò. Vieni avanti. Pensavo di cederle metà della miniera. Ero venuto con questa intenzione. Ho rischiato la vita per rintracciarla. Ma non sapevo ancora chi fosse lei in realtà. Dammi la pistola. E fa' attenzione. Ho una mira perfetta io. Muoviti. Va avanti. Malmenando Calzo e Tumer. Non è vero! L'ho visto con le mie occhi! Anch'io! È vero. Siamo arrivati mentre li stavano minacciando di farli fuori se si fossero presentati in tribunale. Mettete dentro queste carogne. Prendi le chiavi. Dentro! Via, presto! Cammina! Dentro! La strada che porta alla miniera e niente scherzi. Lo sai che non ci penso due volte a sparare.
devi difarmela, vero? Fermo! Ti illudevi di truffarmi come hai fatto con tutti gli altri allevatori, eh? L'altra mano. Avanti, muoviti. Salve, sceriffo. Salve. Le porto uno degli imputati. E l'altro? L'altro è nel canyon, lo ha ucciso lui. Ehi, mettetelo dentro. Già, ma in una cella speciale, cabina. Giudice del Nevada. Allora è tutto sistemato. Yeah. Bene. Arrivederci. Devi andartene senza di me.